Ennesima esercitazione nelle primissime ore del pomeriggio di oggi alla Darsena Le Saline nell'isola Morin a Chioggia. Il test ha avuto lo scopo di accertare i tempi di intervento in caso di incendio nell'isola. Protagonisti infatti sono stati i vigili del fuoco e la guardia costiera, che hanno simulato appunto il rogo a un'imbarcazione da diporto ricoverata nella struttura. Esercitazioni del genere avvengono ogni anno e servono non solo a mantenere allenate le forze operative, ma anche a ottimizzare la resa quanto al tempo e alle modalità d'azione. Due escursionisti di Chioggia, entrambi di 30 anni, hanno avuto bisogno del soccorso alpino ieri alle ore 18 mentre stavano percorrendo la ferrata degli Alleghesi al monte Civetta. Durante il percorso, infatti, hanno incontrato sia la nebbia che la neve e non riuscivano a proseguire. L'allarme è stato raccolto dai soccorritori che al telefono hanno dato indicazione di scendere fino a incrociare il 118 di Pieve di Cadore, arrivato nella zona con l'elicottero assieme al soccorso alpino della Val di Zoldo. A metà della ferrata i due si sono ricongiunti ai sanitari e agli operatori della protezione civile, che erano nel frattempo sbarcati al campo base e risaliti alla ricerca. Tutti assieme hanno poi raggiunto il rifugio Koldai lungo il sentiero Tivan, completamente fuori pericolo. Il comune di Chioggia corre ai ripari e in vista dell'escalation del commercio irregolare lungo la battigia di Sottomarina ha diramato in estremis il bando per l'assunzione di 5 agenti di polizia locale a titolo stagionale. Il concorso, che avverrà per soli titoli, prevede la presentazione delle domande entro il prossimo 24 luglio. I titoli considerati sono quelli scolastici più le precedenti esperienze di lavoro. Questo significa che i tempi saranno molto più celeri rispetto ai concorsi con esami. Ciononostante, l'esito sarà sottoposto alla formazione della graduatoria, all'accettazione degli interessati e alla logica visita medica di idoneità. Pertanto, le previsioni dicono che la procedura sarà espletata attorno al 10 agosto, con poco più di un mese davanti per dimostrarsi utile allo scopo. Solo il 12 giugno scorso il sindaco Ferro aveva parlato dell'impossibilità di un rafforzamento dell'organico a seguito dei tanti pensionamenti. Ma l'arrivo di finanziamenti governativi e la scelta di operare in tempi più ristretti ha forzato la situazione. Era stato del resto lo stesso primo cittadino a inizio luglio a chiedere di procedere per soli titoli. L'evidente ritardo decisionale viene comunque notato dal capogruppo leghista Marco Dolfin, che parla di assurda vergogna nell'attesa quasi a fine stagione per queste assunzioni. Perché solo ora, si chiede l'esponente della minoranza. Eppure, conclude Dolfin, l'amministrazione conosceva la situazione dell'organico anche prima del lockdown. È quasi una presa in giro rispetto alle tante sollecitazioni provenienti nel tempo dalle opposizioni. Questi agenti assunti dopo Ferragosto purtroppo serviranno poco alla causa. Una grande novità sta per emergere a Chioggia nell'ambiente della pesca autorizzata alle vongole. Per la prima volta i pescatori di 37 cooperative creano una rete d'impresa che già coinvolge oltre 300 persone, anche se a breve i numeri sono destinati ad aumentare. Lo scopo dell'iniziativa è ottenere risposte dall'ex GRAAL, ora Società San Servolo, e dalla città metropolitana, alle quali gli aderenti alla rete d'impresa hanno già chiesto un incontro.
Nei prossimi giorni arriverà anche lo statuto ufficiale. Intanto circola un programma corposo che va dalla richiesta di gestione di aree per la pesca, ora possedute dalla Sanservolo, ai diritti esclusivi attraverso un tavolo di lavoro con funzione consultiva e decisionale. I soci chiedono che il prodotto pescato già maturo venga poi reimmerso all'interno dell'allevamento, nello specifico inserito in punti fissi. Nel momento che il prodotto è maturo e pescato in zona B, potrebbe essere ipotizzata la vendita diretta ad un centro di depurazione. Inoltre questa nuova realtà associativa chiede che le aree di semina appartenenti alla società Sanservolo vengano gestite di comune accordo per la raccolta del seme e del prodotto maturo, sia della Sanservolo stessa che della rete d'impresa e dai consorzi. Infine, obiettivo è vedere autorizzata la libera raccolta con la stessa attrezzatura consentita all'interno dell'allevamento. Tra le ulteriori richieste vi è anche non incrementare il numero degli aderenti attivi nella società Sanservolo, oggi 550 identificati, per la libera raccolta. Non sarà la diga di Sottomarina, che d'inverno ed estate rimane la meta prediletta dei kitesurfer, ma finalmente il Comune ha deliberato l'assegnazione di un'area protetta a Isola Verde per la pratica di questo sport colorato, che traina anche un'importante offerta turistica per le spiagge clodiensi. La Giunta infatti ha autorizzato stamani l'associazione Spin Out a gestire, nell'estate in corso, parte delle aree demaniali e comunali scoperte all'ex base logistica Bacucco, ambito 62, allo scopo di svolgere attività sportiva nella spiaggia nel tratto di mare prospicenti, attualmente liberi da concessioni. L'ex base militare è stata trasferita gratuitamente dal demanio al comune a settembre di un anno fa e necessita di un gravoso intervento di riqualificazione, dato lo stato di abbandono in cui versa. L'intervento offerto dall'associazione sportiva coinvolge anche il parcheggio e vedrà destinata a rimessaggio una porzione scoperta dell'area comunale, con preparazione degli attrezzi nello spazio di spiaggia indicato dall'ambito 62, utilizzando un corridoio pubblico di accesso fino allo specchio d'acqua, largo 50 metri e profondo quanto necessario ai kite. L'area di lancio dei kitesurf sarà opportunamente delimitata, spiega il vice sindaco e assessore al demanio Marco Veronese, così come saranno indicate le aree utilizzabili per il rimessaggio e quelle invece interdette al pubblico. All'associazione sarà in capo il servizio di guardiania e sorveglianza delle aree date in gestione, così l'organizzazione del servizio di salvataggio a mare per la zona di competenza. Soddisfatto Giuseppe Zennaro, presidente di Spin Out. Quest'anno lo possiamo considerare come un primo test, visto il mese poco più a disposizione, ma siamo fiduciosi che la cosa possa ripetersi. A seguito degli allestimenti necessari per le attività, contiamo di iniziare in agosto e proseguire fino al 15 settembre, non solo con il kite. Dare l'opportunità agli appassionati di poter praticare il proprio sport in tutta sicurezza è un obiettivo che può essere davvero un volano per il turismo. Lo stesso afferma l'assessora al turismo e allo sport Isabella Penzo. Il kitesurf in particolare rappresenta un'opportunità di sviluppo ed è volontà dell'amministrazione trovare soluzioni affinché questo avvenga. Isola Verde può rivelarsi la location perfetta. It's not a game, it's a rap.